Io posso dire qual è stata fin da subito la mia posizione, cioè quando si parla di discoteche non dobbiamo fare l'errore di pensare solamente a luoghi di divertimento, ma dobbiamo pensare che nel nostro paese rappresentano circa 3.000 attività, 100.000 occupati, un fatturato di 2 miliardi, quindi un vero e proprio comparto economico che a mio avviso merita una risposta come abbiamo dato a tutti i settori. Siamo nelle condizioni in cui il CTS ha individuato le regole per una riapertura in sicurezza e graduale delle discoteche all'aperto. Io mi auguro che la politica sappia fare la sintesi, si sappia assumere la responsabilità di fare una scelta. Tra l'altro aggiungo, aprire discoteche significa aprire dei locali che tu puoi gestire, puoi monitorare, puoi tracciare e puoi creare sostanzialmente degli spazi sicuri e anche provare a arginare, a contrastare quei fenomeni di autogestione che ormai vediamo in maniera diffusa nel nostro paese. In più, se aggiungiamo che è stato individuato il criterio del Green Pass, ciò significa fare tantissimi tamponi a tanti giovani che non si sono vaccinati e quindi si innesca automaticamente anche un'azione di screening, ci permette di individuare magari tanti giovani positivi, asintomatici e magari poterli identificare e isolare. Quindi credo che ci sia anche un aspetto positivo dalla riapertura delle discoteche, ovviamente con gradualità, parzialmente, ma credo che oggi ci siano le condizioni.